La vocazione letteraria è qualcosa che noi crediamo sempre di individuare in un dato episodio, ma poi diciamo, sfuma nel tempo e negli eventi. Io ricordo che quando ero piccolo, piccolissimo, avevo 2 anni, mio nonno si stupiva perché io ridevo guardando le lettere dell'alfabeto, cioè io sapevo cos'era un albero, cos'era un'automobile, cos'era una casa, ma cos'era una E, non lo sapevo, no? E siccome però la E faceva parte del mondo esattamente come un mazzo di fiori, io ero totalmente preso dal desiderio di capire cosa fosse, tant'è vero che non avevo ancora 3 anni che sapevo leggere e scrivere, no? Quindi può darsi che la vocazione sia nata lì. Poi mi piacevano le storie, obbligavo i miei nonni a inventare storie perché poi dopo un po' non ne potevo più. Mi leggevano il mio libro, il mio primo libro di Chevet è stato Pinocchio e soprattutto avevo un senso profondo della mia incapacità a fare quasi qualunque cosa da un lato e dall'altro avevo uno zio che era un po' il totem della famiglia, che è stato uno dei grandi pittori italiani del XX secolo, che è Ottone Rosai. Qui potete vedere quel disegno lassù, quel mezzo asinello, questa bocca di magra, quello e quel ritratto lì e quell'autoritratto lì. Per cui se, poi tenga conto che io sono nato nel 56 e Rosè è morto nel 57, quando avevo 1 anno. Lui ha fatto appena in tempo a conoscermi. E quando io ho cominciato a entrare nel mondo del linguaggio, si parlava sempre dello zio Ottone, no? E naturalmente non potevano dirmi che era morto, perché io cosa potesse significare la parola morto non lo sapevo. No? Per cui continuano a dirmi questo zio Ottone, sì c'è ma non si può vedere, non si può vedere. Per cui sono cresciuto un po' con questo fantasma di Rosai. E credo che sia stato quando ero piccolissimo che ho pensato che l'unica soluzione per la mia vita sarebbe stata essere un artista. Non sapevo ancora se avrei fatto lo scrittore, il pittore no, perché doti ne avevo poche, no? O che cosa, però l'idea che, non tanto come dire di qualcosa che mi si spalancava, eccetera, ma qualcosa di residuale, cioè io potevo fare il muratore, no, potevo fare il pilota di aeroplani, no. Tutti i lavori che io incontravo, potevo fare il panettiere, no. Cioè, continuavo a scartare tutti i lavori, potevo fare il lavoro che faceva mio papà che dirigeva ospedali, no. E quindi mi sentivo da un lato un totale inetto a qualunque cosa e dall'altro vedevo come unica possibilità per me questa. Quindi lì la vocazione nasce così. Poi ho cominciato a scrivere, ma fin da quando ero bambino. Poi dopo, a un certo punto, ho conosciuto Giovanni Testori, per vie insomma, che ho raccontato, non sto a riraccontarle, e lui lesse questi miei racconti che gli portai, più che altro per impedire a un mio amico di portarli lui. E lui mi dice questa frase: tu sei uno scrittore. Questa frase poteva non significare niente, come poteva significare tutto. Ecco, per me significa tutto, no? E a quel punto lì, quando un uomo così, un uomo che non ha mai vinto il premio Strega, che non ha mai, ma che ha un prestigio intellettuale immenso, no? Ti dice questa cosa, poi il fatto che ti dica anche guarda che la pagherai cara, lì sei disposto a pagare ogni prezzo, ecco, anzi non pensi nemmeno al prezzo che devi pagare. Poi non so se avesse ragione, io credo che avesse ragione, però magari non aveva ragione. L'inizio delle mie ambizioni, l'idea, diciamo quando, qui però si tratta già di un'età più avanzata, metà degli anni del liceo, quando diciamo
specie di incapacità, di senso, di inadeguatezza al mondo. Ecco, diciamo così, si stemperò col fatto che avevo successo a scuola, che avevo voti altissimi in italiano e anche in altre materie, che piacevo abbastanza alle ragazze, che amavo la musica, eccetera. Quindi ero diventato un po' un ragazzotto di medio successo nell'ambito della mia cittadina di provincia. Allora, l'idea di non più, non solo di essere uno scrittore, ma proprio di fare lo scrittore, di essere uno che campava nel fare lo scrittore, di uno che poteva vincere dei premi e queste cose qui, sì, quella ce l'avevo già. Testori mi ributtò invece sull'aspetto più interiore, più reale, che è quello per cui, non so, quello che noi chiamiamo il successo, è in realtà una cosa molto complicata. Il successo non significa solo vendere tante copie, avere tante interviste, vincere i premi, andare ai festival o tutte queste cose che sono gradevoli, eccetera, però sono dei gadget, in sostanza, ma il successo vero, il successo più profondo è quello di conquistare se stessi. Poi uno lo conquista attraverso la letteratura, attraverso la musica, o attraverso il cucito, o dirigendo un'azienda, insomma, questo conta di meno, ma che il grande lavoro, il grande successo è una misura di sé, no? Poi tutto il resto, insomma, se pensiamo a quanti grandi attori, quanti grandi artisti si suicidano, ci fa capire, insomma, che poi il punto non è mai quello, no? La mia generazione di scrittori, a partire dalla mia, insomma, è stata una generazione abbastanza sfortunata, non per rubare le parole di Pasolini, insomma. Io non faccio riferimento qui soltanto a tutti gli eventi politici in cui noi ci siamo trovati, perché la mia è la generazione di quelli che hanno ucciso Moro, insomma, la generazione delle Brigate Rosse, no? Questo, ma. Che è una cosa che ha una sua importanza, ma è il fatto che tutta la generazione precedente, i grandi intellettuali, gli scrittori, eccetera, è stata una generazione che ha, come dire, esaurito in una sorta di nichilismo, tutte quelle risorse ereditate dalla grande avventura della narrativa italiana, per cui noi ci siamo trovati senza maestri, la mia generazione. Perché questi maestri stessi, noi pensiamo anche ai grandi scrittori del Moravia, Parise, no? Era tutta gente che non aveva voglia di fare da maestro a qualcuno. Cioè, se io penso che tutto equivalga a nulla, che nulla abbia senso, l'infinita vanità del tutto. Cioè, immaginiamo Leopardi che faceva da maestro a qualcuno, cosa aveva? Cioè, se uno pensa questo, non ha voglia di fare da maestro a qualcuno, di continuare. Per cui noi siamo una generazione che si è dovuta reinventare la narrativa italiana su nuovi modelli. Siamo una generazione che ha perso molto della bellezza della lingua precedente, perché non ci siamo formati su autori di lingua italiana, ma ci siamo formati su autori che leggevamo tradotti o, se in inglese o in francese, potevamo leggerli in lingua originale, ma di solito, insomma, si leggevano le traduzioni. Per cui siamo cresciuti con la lingua dei traduttori e siamo cresciuti, che non è esattamente la lingua di Ugo Foscolo, per intenderci, e siamo cresciuti nel frattempo, molte altre forme di narrazione che andavano ovviamente dal cinema, il telefilm, il videoclip, parlando il linguaggio degli anni Ottanta, adesso dire videoclip fa un po', insomma, fa un po' preistoria, fa un po' dinosauro. Ecco, però, c'è stata la necessità, quindi abbiamo anche avuto contemporaneamente una sorta di crisi del rapporto, della continuità educativa che si è vista anche nell'università,
nel ruolo che a un certo punto queste istituzioni non hanno più avuto di essere come la spina dorsale di una società, no? Ma sono diventate delle cose diverse. Lì è iniziata un po' una metamorfosi. Sono stati anche anni particolari, sono anche anni in cui la società da industriale si è trasformata in società del terziario, cioè sono successe tante cose tutte insieme, insomma, no? Ha cominciato l'informatica a dominare gli uffici, le redazioni dei giornali, eccetera, e via via, poi tutta la società. Ecco, sono state per cui ci siamo trovati contemporaneamente senza maestri e con un'enorme quantità di linguaggi, con una moltiplicazione delle forme narrative anche non letterarie. Per cui cominciamo appunto, io penso sempre a Pier Vittorio Tondelli, prima di tutto per la sua storia tragica personale e poi perché è stato un po' il primo di tutti noi, no? Pier Vittorio aveva solo un anno e qualcosa più di me, ma in realtà ha cominciato molto prima. E a parte alcuni scrittori, io per esempio ho in mente Aurelio Picca, no? Aurelio Picca è uno che si è formato sugli italiani. Aurelio Picca è uno che porta dentro di sé la lingua del Foscolo, la lingua del Manzoni, e se la porta come qualcosa di vivo, ma penso a lui e poi non so a chi altri. Noi abbiamo dovuto reinventare la lingua letteraria, una lingua molto un patchwork di lingue di altri scrittori tradotti, dei gusti, delle letture compulsive che accumulavamo, no? Si leggevano, e io leggo ancora troppi libri probabilmente, e in questo senso è ricominciata la narrativa italiana, sono cambiate le case editrici, è cambiata la politica editoriale, insomma, sono tanti, insomma, tra gli anni 80 e gli anni 90, insomma, sono cambiate proprio tantissime cose tutte insieme. Ecco, per questo dico, insomma, si è dovuto ripartire anche come narrativa italiana, ecco. Il rapporto maestro-discepolo è un maestro, è un rapporto di cui ci si rende conto molto col tempo. Infatti, io ci ho messo 25 anni prima di raccontare che rapporto è stato. 25 anni in cui mi sono chiesto cosa gli dovevo, cosa dovevo al mio maestro, ma io penso, e gli sono grato e gli sarò grato per sempre, ma nello stesso tempo non gli devo niente. Non gli devo niente. Non gli devo niente proprio come, so, se io le regalassi un mazzo di fiori e lei mi dicesse: grazie, ma adesso come faccio a contraccambiare? E dire: se glieli ho regalati, non c'è contraccambio di un dono, no? E è la percezione del dono, la cosa fondamentale. E il dono non produce debiti. Ci sono tante persone da cui ho imparato forse più cose che da Giovanni Testori. Perché quando io l'ho conosciuto, poi lui è proprio figlio della scuola lombarda, quindi dell'asse Manzoni-Gadda. Io invece appartengo a una storia un po' più ibrida, avendo tutto questo cotè fiorentino. Infatti non scrivo come lui, proprio per niente. Per cui in questo senso, diciamo, il maestro non è quello che dice: no, guarda, devi far così, no, non va bene in questo modo. Questi possono essere degli istruttori che vanno benissimo, no? Ma il maestro è un'altra cosa, è uno che ti fa capire che la tua vita ha un compito, che non devi buttare via i doni che hai ricevuto, che o dai il 100% o è uguale a zero, cioè 99 e zero è la stessa cosa, e
E che in qualche modo quello che fai, anche se tu racconti la Vispa Teresa, si porta sulle spalle il destino del mondo. E su questo bisogna lavorare perché ogni minuto non giustifica il minuto successivo. E la coscienza che io ho adesso non è quella che avrò tra 5 minuti, per cui è anche un continuo pungolo a rinnovare questa coscienza, e quindi anche la necessità di stare un po' scomodi dentro la vita, poco accomodati. Questo ha un grandissimo contraccambio, che è la felicità. Io con Testori ero felice, io andavo la sera su a Novate da lui con un gruppo e io forse non sono mai stato così felice, a parte quando sono nati i miei figli, come quando andavo da lui. Erano come dei momenti sacri. Io non so cosa possa avere in comune andare a parlare di tutto un po', perché poi si dicevano cose importanti, anche sciocchezze, insomma. Cosa abbia questo in comune con il sacro? Però per me sono momenti sacri. Io devo dire, io non scrivo come Testori, ma quando scrivo cerco sempre, io sono soddisfatto di quello che faccio, non perché scrivo bene, ma se sento che in qualche modo mentre scrivo io ritrovo quella felicità lì, no? Quindi cercare sempre, continuamente, perché poi la felicità è qualcosa con cui si fanno i conti, no? E io finché non trovo quella specie di spensieratezza che mi fa dire magari le cose più tremende, no? Io capisco che la mia responsabilità nei confronti suoi e nei confronti del mondo non è piena. Sempre parlare della tragedia che ci circondano, pensiamo alla Siria, pensiamo a tutto quello che accade in Africa, eccetera, o riusciamo a recuperarlo con serenità e avere quindi una serenità da offrire alla tragedia del mondo, o altrimenti diventiamo dei pezzi della distruzione. No, come diceva Zebada, no? E tu, non mi ricordo chi fosse, forse era Ennio Flaiano, che diceva: è importante che l'occhio che vede il deserto non appartenga al deserto, no? E ecco, un maestro per me è questa cosa qui. Per me, Testori è quello che mi ha sempre aiutato a far così e farlo sempre a modo mio, no? Io cominciavo a scrivere come lui, mi cacciava via dal suo studio. Maestro interiore è interiore se è stato esteriore in qualche modo, no? E se in qualche modo tu hai recuperato sia la figura di qualcuno che ti è stato maestro, magari nell'infanzia, può non essere uno scrittore necessariamente, insomma, no? O figure significative. Le figure significative per me sono sempre, almeno per quello che riguarda, insomma, per ciò che penso io, la figura significativa è quella figura che non riesci mai a dare per scontata, che non sai mai quello che dirà. Adesso cosa mi dirà questa cosa qui? No? Io leggo tante volte dei libri, leggo gli articoli di giornale e so già cosa diranno, no? Alla quinta riga so già che libro sarà quello che leggerò, eccetera. Poi vado avanti e vedo che è così, no? Anche perché uno che legge 150 libri all'anno, secondo me dopo un po' si fa una specie di abitudine e sente dall'odore subito di cosa si tratta, no? Io penso che uno scrittore giovane oggi debba recuperare in qualunque modo
questo aspetto di imprevedibilità, no? Anche perché mi sembra un po' che il sistema letterario, il sistema culturale di oggi vada verso un po' una irregimentazione, no? Per cui tu hai l'esordio brillante, vinci il premio importante, cominci ad avere una collaborazione al tal giornale su tal altro, sei visibile, finisci nelle giurie di tanti premi, e bla e bla e bla, no? Diventa un po' una carriera, per carità, poi molti di questi sono dei bravissimi scrittori, no? Però mi sembra un po' una carriera impiegatizia, no? A me piacerebbe anche impiegare gli anni che mi restano da vivere per cercare un pochino di scardinare, insomma, proporre delle alternative a questo, cioè capire che tu puoi essere uno scrittore importante anche se non parteciperai mai al Premio Strega, se non andrai mai al Festival di Mantova o tutte queste cose qui. Ecco, però è qualcosa da capire. Quando io ero ragazzo si capiva bene questo. E adesso, secondo me, un po', ecco, scardinare questo sistema non credo che faccia male al sistema, no? Perché io credo che poi anche le case editrici, a furia di cercare il libro che vende, eccetera, cioè, poi abbassare la qualità e poi i libri si vendono di meno. No? Mentre bisogna sempre pensare che il lettore non è una tipologia prefissata, no? Che quindi in realtà cioè noi sappiamo chi sono i consumatori di pomodori pelati, no? O di pasta d'acciughe, perché su questo si fanno le indagini di mercato. Ma sapere chi è il lettore, secondo me. Cioè, guardi anche i giornali, no? Hanno continuato a abbassare, abbassare, abbassare il tono, abbassare. Se lei legge gli editoriali che scriveva Pierpaolo Pasolini sul Corriere della Sera, oggi uno non comincerebbe più nemmeno a leggerli, non ci capirebbe più niente. Se si legge anche quello famoso delle lucciole, sì, ma vattelo a leggere però quello delle lucciole, no? Cioè, nessuno sarebbe in grado, no? Abbassare però a quel tempo. Il Corriere della Sera vendeva 700.000 copie, adesso secondo me se ne vende 150.000, devono star contenti. Ma quindi sì, ci sono i nuovi media e tutte queste cose, ma la verità, diciamo, è che poi non è detto che l'abbassamento produca chissà cosa. Per cui sa, bisogna sempre un pochino destabilizzare il mercato, bisogna sempre provare. I maestri sono un po' questa cosa qui, perché io credo che sì, non hanno maestri però li vogliono. Li cercano, insomma, poi appunto noi non diciamo quanta gente viene a cercarci, no? Ma non parlo solo per me, ma penso di poter parlare a nome di vari miei amici, da Sandro Veronese, Aurelio Picca, tutti questi qui, in realtà vengono a cercarci abbastanza. Quindi non è vero, ecco, del tutto. Oppure ci sono scrittori che generosamente fanno scuola di scrittura e cercano di farlo da scrittori, cosa che io aborro, sempre perché sono malato, quindi appena leggo l'incipit di un romanzo vedo che c'è un editor dietro, vedo che c'è una scuola di scrittura dietro, no? Allora dico no, per favore. Ecco, però. Poi quello che noi chiamiamo il maestro interiore è quello che noi costruiamo attraverso quelli che riconosciamo sono stati maestri esteriori. Ecco, perché non è una facoltà come il metabolismo o la digestione. Un maestro lo si incontra, insomma. Ed è interiore perché tu l'hai incontrato, cioè la novità nasce dall'incontro. Uno non conosce se stesso continuando a rovellarsi e autoanalizzarsi, uno conosce se stesso nel rapporto col mondo. La scrittura è una forma di conoscenza di sé, di conoscenza del mondo, di conoscenza della realtà. Oggi prevale molto una sorta di emozionalismo, quanta gente mi dice ah, grazie, mi hai dato delle emozioni, cioè, io non commento queste cose, però di una cosa sono certa, che tutte le nostre emozioni partono da un'emozione base, da un'emozione fondamentale, che è l'emozione della conoscenza. Lo dice Aristotele
dice: tutti gli uomini tendono per natura al sapere e provano sia l'amore che si hanno per le sensazioni, e prima di tutte quella della vista che ci fa conoscere le infinite differenze tra le cose, no? Ecco, questo, anche le altre emozioni, non so, l'amore, ma è la conoscenza dell'amore che mi emoziona, il dolore, ma è la cognizione del dolore, per citare un piccolo scrittore ignoto. Cioè, la conoscenza è il condimento di tutte le altre emozioni, quindi è in qualche modo l'emozione base. Io parlai molto di questa cosa con un grandissimo artigiano della scrittura, che era Chaim Potok, no? Col quale diciamo questo: certo che è una forma di conoscenza, però una forma di conoscenza in che senso? Nel senso che se io racconto una cosa e devo farla capire a lei, no? Io non so chi lei sia, eccetera, però io voglio farmi capire bene. Per farmi capire bene, devo conoscerla meglio io stesso, no? Io non posso dire ero in un viale alberato, no? Devo ben dire i miei passi, com'era la ghiaia, che alberi erano, in modo che poi il lettore possa respirare, perché se per esempio sono cipressi sentirà un odore, se sono abeti ne sente un altro, se sono platani, il lettore vedrà, un po' quella polverina, o pioppi tipica dell'albero ornamentale di pianura, no? E quindi, avere la precisione, che può non essere pedanteria, eh? Uno può essere, Hemingway era preciso, Scott Fitzgerald, erano precisi con due parole, no? Però il problema è che la parola deve essere quella, no? E quindi, mentre quando noi parliamo noi stessi, oppure ci parliamo così nelle conversazioni quotidiane, c'è tutta un'altra serie di cose, che sono le nostre facce, la situazione in cui ci troviamo, se è la sera a cena, se è in un bar, se è per strada, eccetera. E tutto questo crea un contesto che rende, le parole meno decisive. Invece, quando scriviamo che siamo a tu per tu con qualcuno che ci legge, che ci leggerà, ma che ci sta già leggendo, perché quando tu scrivi, lo diceva sempre Igor Stravinsky parlando della musica, diceva: quando scrivo musica penso che ci sia un altro Igor Stravinsky più cattivo di me che sta sopra la mia spalla e mi guarda mentre scrivo. E dice: no, guarda, lì non funziona, no? O come diceva Maurice Blanchot, diceva: noi scriviamo con la mano destra, se siamo destri, insomma, ma c'è l'altra mano che a un certo punto ci ferma, ci dice: no, bloccati. Io nella scrittura non ho tutti questi contesti, no? Per cui sono costretto a conoscere quello che sto dicendo a tal punto da poterlo comunicare e poter sperare che tu non fraintenda quello che io dico. No? Che poi usi 100 parole, ne usi una, ne usi 5, questo non importa, dipende dalla mia abilità, dal mio stile, dal mio temperamento, no? Però che tu possa avere tutto quello che ti serve per capire quello che sto dicendo, no? Se ne hai voglia, insomma, no? Ecco, in questo senso è proprio una forma di conoscenza, attraverso la ricerca difficile, talvolta complicata, no? Flaubert, che poteva stare un mese su un aggettivo, no? Per cui diciamo, penso è proprio dura, no? Però è chiaro che tutto questo lavoro è un lavoro attraverso il quale noi, imbattendoci in tutta una serie di problemi, no? Tecnici e meno tecnici, insomma, siamo costretti a conoscerci un po' di più, a cercare di conoscere un po' di più quello che diciamo, a non dare niente per scontato, ma niente, 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 e questo è il modo poi con cui si realizza quella cosa meravigliosa e fondamentale che è la conoscenza. Le scuole di scrittura hanno dei segni più e dei segni meno. Segno meno è quando trovi gente che dice: bisogna far così. Segno più è quando tu sei abbastanza intelligente da capire che quello che ti viene detto dall'insegnante può essere sempre trasgredito, no? Per cui tu accogli quello che ti viene detto per poi non fare così. Allora, capire
è sempre un po' nell'intelligenza di chi riceve e di chi dà, insomma, l'esito di queste cose, per cui sono tutte cose utili, come disse Baricco quando fondò la scuola Holden. Poi dipende dalla nostra intelligenza renderle utili o anche renderle dannose, insomma, no? Io fondai tanti anni fa la scuola Flannery O'Connor, che poi adesso faccio tenere ad altri, perché insegnare scrittura creativa, ho capito che non è nel mio temperamento, ci vuole un po' un carattere particolare. Per me un bravo scrittore di scuola creativa è uno che riesce a voler bene a uno che sbaglia i tempi verbali, no? Io invece se uno sbaglia, no? Come Michel Platini quando gli chiese: ma lei dopo aver fatto il calciatore farà l'allenatore? No, dice, perché io non riesco a voler bene a uno che sbaglia i passaggi, no? Ecco, io non riesco a voler bene a uno che usa, ma confonde il congiuntivo col condizionale o cose del genere, no? Per cui, dopo un po' di arrabbiature, ho chiesto a alcuni miei amici, come per esempio Andrea Fazioli, che era stato mio allievo, che adesso è un romanziere abbastanza noto, giallista, eccetera, di tenerla lui, questa scuola. Per cui adesso ci sono altri, insomma, che fanno questo lavoro. Perché io la intitolai a Flannery O'Connor e vedo che i miei amici scrittori non sollevano nessuna obiezione, la intitolai a Flannery O'Connor perché Flannery O'Connor per me rappresenta, a parte l'immensità della scrittrice, rappresenta tutta una serie di paradossi nei quali io identifico abbastanza il senso della parola letteratura. Lei da un lato è ferocemente cattolica, è ferocemente cruda e antispiritualista. Flannery O'Connor con una spudoratezza che poi è stata ripresa da altri scrittori che poi, diciamo, non hanno detto di non riferirsi a lei, da Carver alla Munro, ma sono bugie, no? È stata quella che meglio di chiunque altro, lavorando sulla tradizione della short story mingueiana, eccetera, ha distinto racconto e storia, no? Per cui in Flannery O'Connor, quelli di Flannery O'Connor sono dei racconti, molto spesso chi la legge resta scandalizzato perché non si arriva alla fine della storia, cosa che poi Carver farà moltissimo, no? Dice, ma come, lascia la storia a metà? No, un attimo, dice Flannery, io, questo è un racconto, non è una storia, no? Se lei riesce a inquadrare quel mezzo asinello lì, no? Quell'asinello porta la firma di Ottone Rosai e la data. È interessante perché ne ha fatto mezzo. Cioè lui cominciò a fare un asino, arrivato a quel punto lì, disse: è finito il disegno, no? E quindi se uno dice: oh, ma l'altro mezzo? No, è finito così, no? E l'ha firmato. Ecco, diciamo così che come lui fece con quel disegno, che per me è un po' un emblema, così. Hanno cominciato a fare, secondo me già Hemingway l'aveva fatto, ma diciamo Flannery l'ha messo a tema. Flannery ha scritto alcuni dei racconti più pazzeschi della storia della letteratura, Il geranio, Un bravo uomo è difficile da trovare, La vita che salvi può essere la tua, e quel capolavoro, secondo me, di pura improvvisazione jazz, secondo me oltre il quale non so dove si può andare, che è Il negro artificiale, no? Un racconto, io tutte le volte che lo leggo resto stupefatto, completamente stupefatto. No? E lì, come dire, mi è sembrata una tale innovatrice, tant'è vero che lei stessa è stata digerita poco, tant'è vero che lei muore nel 61 e da noi è arrivata alla fine degli anni 80. No? Per cui gli stessi che facevano scouting, prima di proporre, cioè era molto facile proporre McInerney o David Leavitt, no? Proporre Flannery O'Connor è stato un problema un pochino più grosso, no? Ma Flannery O'Connor è ben altro rispetto a Leavitt e McInerney.
Per cui Flannery O'Connor è una scuola, e poi perché è stata la prima a fondare scuole di scrittura, no? Per cui è stata una fondatrice, lei stessa teneva corsi nella sua salute devastata, è stata una grande insegnante di scrittura creativa.